Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto, preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Amore e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra. E giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Certo, il Signore donerà il suo bene. E la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore, un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Essi facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava, «Viene dopo di me colui che è più forte di me». Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di Avvento la liturgia ci offre l'inizio del Vangelo di Marco. Questo racconto nasce dopo la persecuzione di Nerone alla comunità cristiana di Roma, nella quale persero la vita le due colonne della Chiesa, Pietro e Paolo. La comunità, scombussolata dall'evento, decise, visto la scomparsa dei testimoni oculari, di raccogliere le varie tradizioni per scrivere un racconto da tramandare alle future generazioni, affinché si perpetuasse la fede in Cristo Gesù. Il Vangelo di Marco è proprio il risultato di questa volontà, è infatti il Vangelo più antico. Questo Vangelo si apre con una frase forte, quasi provocante, che vuole scandire tutto ciò che verrà dopo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Il termine inizio non deve essere colto come l'inizio del testo, infatti il termine greco arché significa principio e ci riporta alle prime battute del libro della Genesi. Da qui capiamo l'idea forte di Marco. Egli vuole dirci che finora di Dio abbiamo conosciuto qualcosa o ci siamo fatti immagini false. Ora Gesù ci mostra il vero volto di Dio. Non solo, ma il termine Vangelo significa buona notizia, in contrasto con le buone apparenti notizie del tempo di Marco, come la nascita del figlio dell'imperatore o la vittoria in guerra. Tutto questo appartiene al mondo vecchio, fatto di violenza, di soprusi. Ora, con Gesù, abbiamo veramente la buona notizia, il mondo nuovo dove amore, verità e giustizia sono i fondamenti base. Gesù è il Figlio di Dio perché agisce secondo il Padre e non secondo le tradizioni dei padri.
Gesù viene sempre, ma dobbiamo preparare il cuore per accogliere la sua perenne venuta, appunto questa buona notizia, questo mondo nuovo. Marco ci parla di Giovanni Battista, modello ed esempio per ogni uomo che vuole testimoniare appunto questa buona notizia. Egli è l'angelo messaggero, il profeta che si fa voce di Dio. Nel testo sono almeno tre gli elementi che Marco unisce attraverso un collage tra Isaia, Malachia e l'Esodo e mette tutto questo sulla bocca di Giovanni. Troviamo infatti il deserto, la voce, la strada. Il deserto è per eccellenza il luogo arido, senza vita, che ci rimanda ai nostri spazi, dove l'indifferenza sembra padroneggiare su tutto. Qui Giovanni ci insegna a trasformare il deserto nel luogo del silenzio, perché nel mare dell'indifferenza si possa ascoltare la parola di Dio che salva. E allora un luogo di morte diventa un luogo di vita. La voce, ricordiamolo, non è il contenuto, ma lo strumento perché la parola possa arrivare ai cuori. Ogni volta che noi preferiamo essere la parola piuttosto che la voce, finiamo per fare molti danni. Il testimone presta la voce a Dio perché possa toccare i cuori dei fratelli. La strada è invece il luogo del cammino, ma tante volte l'asfalto è pieno di buche e si rischia appunto di farsi del male, o addirittura si cercano altri percorsi, finendo per perdere appunto la vera strada, il vero orizzonte della vita. Allora, cosa fa il testimone? Semplifica il percorso, riempiendolo di segnali, aggiustandolo, per far sì che colui che cerca Dio non abbia molti ostacoli che spesso, ahimè, mettiamo noi stessi a chi cerca l'Eterno. La buona notizia che Gesù porta con la sua stessa vita è vera liberazione da tutto quello che ci opprime e non ci fa vivere liberamente. Giovanni è vero testimone ed è per noi modello da seguire, per come è e per quello che fa. È vestito di peli di cammello, ha una cinta, si ciba di locuste, di cavallette e di miele selvatico e offre un battesimo di conversione. Quel rivestimento ci rimanda alle parole di San Paolo: rivestitevi di Cristo. Il cammello è un animale robusto che riesce a superare le difficoltà del deserto. Se noi ci rivestiamo di Cristo, possiamo affrontare ogni difficoltà. Egli ci porta a cingere le vesti come il popolo di Israele per uscire dalla schiavitù. Vinciamo il male. Infatti, secondo una leggenda, esisteva nel deserto una locusta che mangiava il serpente. Per noi il serpente è il simbolo del male che ci porta fuori strada, che ci dà una cattiva immagine di Dio. Mangiando però il miele, che è invece il simbolo della parola di Dio, e con la dolcezza al palato, noi allontaniamo il male. Giovanni infine ci offre un battesimo di conversione, metanoia si dice in greco, cioè cambiamento di direzione. E per fare questo il primo passo è riconoscere le proprie schiavitù, tutto ciò che ci blocca, che non ci dà la vera libertà. Giovanni allora diventa il nostro modello e nella sua umiltà riconosce di non essere lui il centro, lo sposo dell'umanità. E come il perfetto testimone aiuta gli uomini a uscire dalla schiavitù del mondo vecchio, rappresentato in questo caso da Gerusalemme stessa. Queste persone vengono fuori un po' come un esodo al contrario, infatti erano intrappolati nelle tradizioni, in una religiosità morbosa che non dava la vera immagine di Dio.
E allora, grazie all'aiuto della testimonianza di Giovanni, la gente esce fuori e va verso di lui. Ma lui, da buon testimone, riconosce che appunto è Cristo lo sposo e allora consegna il popolo nelle mani del nuovo Mosè, che è appunto Gesù, l'unica e vera buona notizia. Sia lodato Gesù.